per redigere un corretto progetto di restauro. L'opera venne sottoposta ad analisi diagnostiche approfondite. Infatti, analisi chimiche e fisiche permettono l'individuazione dei materiali di un dipinto, del suo stato di conservazione e delle cause del degrado, e rappresentano un valido e indispensabile supporto per le scelte di intervento che verranno fatte. Tali indagini sono state affidate allo spin-off dell'Università di Camerino Art & Co. Ad un'attenta analisi ci si è resi conto che la tela era solo raggrinzita, ma non mancante. Utilizzando dei magneti per mantenere fermo il taglio, si è lavorato sugli strappi con operazioni di cucitura, ritessendo trama e ordito della tela. Laddove non è stato possibile riposizionare i fili originali, la ricostruzione della tela è avvenuta mediante l'utilizzo di un nuovo filato di lino, simile per grammatura e spessore all'originale. Grazie alla fluorescenza di raggi X, analisi che fornisce informazioni sugli elementi chimici presenti, è stato possibile individuare i pigmenti in 25 punti di analisi. Ciò ha permesso di identificare malachite e terra verde, cinabro e azzurrite, giallo di piombo e stagno, ocra gialla e terre di siena. Un'estesa e puntuale mappatura delle cadute di colore presenti su tutto il dipinto è stata eseguita mediante macrofotografie, mentre le fotografie a luce radente hanno evidenziato lo stato di conservazione della superficie, con importanti sollevamenti della pellicola pittorica alla base dell'estesa crettatura. L'analisi con fluorescenza ultravioletta ha messo in luce la presenza, soprattutto nella metà inferiore del dipinto, di una serie di macchie e colature probabilmente imputabili alla cera delle candele poste ai lati del dipinto nella sua collocazione originaria. Risultato evidente come il dipinto fosse ricoperto in maniera uniforme da uno strato di vernice ossidata che andava ad alterare completamente le tonalità originali dei pigmenti.